Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi giro un video che mi è venuto in mente proprio questa mattina, nel senso che ho pensato a quali fossero i libri nella mia libreria che ancora non avevo letto e mi sono resa conto che alla fine non sono moltissimi e quindi ho pensato che potevo farveli vedere in un video. Questo perché io sono abbastanza brava, direi, a non accumulare libri, nel senso che a differenza di molte altre youtuber o booktuber, non mi capita mai di andare a contare i libri che devo ancora leggere e rendermi conto che sono tipo 50, ecco, 100, cioè non sarebbe proprio possibile per me, impazzirei per come sono fatta io. Quindi diciamo che tendenzialmente quello che compro lo leggo abbastanza velocemente, o comunque ecco, se ho passato magari un periodo in cui ho accumulato un po' di libri, sto del tempo senza comprarne altri. Quindi niente, mi sono fatta qui accanto una bella pila di libri da farvi vedere, che sono appunto quelli che al momento sono nella mia libreria e devono ancora essere letti. Ho escluso le serie perché ne feci un video proprio sulle serie che dovevo ancora terminare, magari ecco ve lo lascio comunque nelle schede, però non è detto che sia aggiornatissimo, ma tendenzialmente sì. Comunque per darvi un'idea, devo ancora finire Miss Peregrine, La casa dei bambini speciali, mi manca il terzo volume, poi mi manca Dell'amica geniale, mi mancano il secondo il terzo e il quarto, e poi devo ancora concludere la tetralogia di L'ombra del vento, però in questo caso ho letto soltanto il primo e spero di concludere presto, perché in ogni caso insomma non voglio dimenticarmi completamente quello che è successo prima. Ma adesso parliamo appunto dei libri singoli, nel senso che non appartengono a delle serie, che ancora devo leggere, che sono nella mia libreria. Due di questi sono gli unici due che non so quando leggerò, nel senso che non mi ispirano per niente, per due motivi completamente diversi che vi dirò. Gli altri invece conto di leggerli tutti, ecco, considerando che ultimamente non ho comprato libri nuovi, sicuramente tutti gli altri che vedrete sono quelli che poi nei prossimi mesi leggerò, ovviamente sempre insieme a IT, che vi ricordo è il gruppo di lettura che è in corso adesso e dura tutta l'estate. Quindi se vi va andate sulla pagina Un buon libro, una tazza di tè e scoprirete tutti i dettagli di questo gruppo di lettura che vi ha coinvolto tantissimo e che mi sta piacendo da morire. E ovviamente Harry Potter, che come sapete ne leggo dall'inizio dell'anno uno al mese, quindi il prossimo mese rileggerò l'ultimo volume. E niente, dai, adesso comincio perché insomma ho fatto una premessa anche abbastanza lunga. Direi appunto di partire dai due libri che al momento non ho intenzione di leggere perché mi ispirano poco. Il primo è Teutoburgo di Manfredi. Questo perché l'ho comprato? Perché sono andata alla presentazione del libro e me lo sono fatto autografare, sì, si vede, me lo sono fatto autografare, quindi in realtà sono molto felice di essere andata alla presentazione, perché Valerio Massimo Manfredi è un uomo che si ascolta con grandissimo piacere, soprattutto vedere la passione che ha lui per la storia, perché ovviamente questa enorme passione traspare, anzi direi che non traspare ma è proprio eclatante all'interno di tutti i suoi libri, però sentirlo parlare con così tanta passione di una materia che lui adora così tanto fa, diciamo, trasmette un po' di questa passione anche a noi, quindi mi è piaciuto molto sentirlo parlare. Non so perché il libro però mi ispira poco, cioè l'ho comprato perché comunque era la presentazione del libro, non mi ispira tanto perché ho paura, e magari sbaglio, che sia un po'... non so, è come se mi immaginassi una storia in cui prevalgono le tattiche di battaglia, gli eserciti e le guerre, che sono un argomento che a me piace un po' poco, e che ci sia un po' poco di romanzo. Lo so che magari, ecco, per altri questa è una nota positiva, però io amo magari un genere di libri che sì, sia storico, però ci sia una base appunto di romanzo, e non so perché ho paura che questo non ce l'abbia, quindi non sono invogliata a cominciarlo. Se l'avete letto fatemelo sapere, così mi farò un'idea un pochino più chiara e magari appunto lo leggerò prima. Altro libro che mi avete visto mostrare spesso in questi video, soprattutto l'ho inserito in tutte le TBR possibili per obbligarmi a leggerlo, però poi alla fine non l'ho mai letto, è Prigionieri dell'Islam di Lily Gruber. Ora comincia ad avere
credo addirittura qualche anno questo volume, quindi sicuramente la tematica non è totalmente aggiornata. Comunque, per farvi capire, terrorismo, migrazione, integrazione, il triangolo che cambia la nostra vita. È un argomento, voi lo sapete, che mi piace, mi coinvolge e mi interessa veramente tanto. Il tema delle migrazioni, il tema del razzismo, il tema dell'integrazione, sono tematiche che mi toccano in maniera particolare. Non so come mai, ma è un argomento che mi ha sempre interessata e soprattutto mi piace leggere persone intelligenti che parlano di queste cose. Oltretutto so che Lily Gruber scrive molto bene, quindi mi è stato caldamente consigliato questo libro. L'avevo cominciato, poi però ho letto proprio soltanto le prime pagine, poi altre letture avevano preso il sopravvento e da allora non l'ho mai ripreso. Non so perché, ecco, in questo caso credo che non sia forse il momento adatto, considerando che appunto non è un romanzo, non è una storia, ma è, diciamo, quasi, non so se potrei definirlo un saggio, probabilmente no, comunque chiaramente non è un libro inventato, è un libro che racconta la nostra storia attuale, la storia contemporanea. Io ho paura forse che il momento non sia adatto a questo, perché potrebbe risultarmi un po' pesante. Forse ho bisogno di letture che mi coinvolgano, non obbligatoriamente letture semplici, anzi, però che mi coinvolgano, e ho paura di forse di annoiarmi un po'. Passiamo adesso a tutti gli altri libri che sono sul mio scaffale da un po', ma questi veramente ho intenzione di leggerli. Allora, il primo è Il domatore di leoni di Camilla Läckberg. C'è solo un motivo per cui non l'ho letto ancora, cioè quello che vorrei andare in ordine con i libri pubblicati da Camilla Läckberg, specialmente quelli che hanno come protagonisti, ora non ricordo i nomi, Erika me la ricordo, Erika e Patrick. Come sapete, insomma, lei ha scritto una serie di libri dove i protagonisti sono queste Erika e Patrick, che poi addirittura, insomma, hanno una storia d'amore, e quindi la loro storia evolve all'interno dei vari libri, ma in ogni libro poi c'è un caso da risolvere. Quindi, dato che mi piacerebbe andare in ordine, per il momento ho letto solo La principessa di ghiaccio, che è il primo, però questo lo avevo in negozio, quindi quando ho chiuso il negozio me lo sono portato a casa con l'intenzione di dire, nel momento in cui arriverò anche a questo volume qui, lo leggerò in ordine. Quindi non c'è nessun altro motivo per cui non l'abbia letto prima, perché so che Camilla Läckberg mi incanterà, perché io adoro il suo modo di scrivere gialli, è spettacolare. Perché non solo riesce a creare un bellissimo mistero da risolvere, ma soprattutto perché delinea i personaggi in una maniera fantastica, senza stereotiparli, senza cliché, ma in maniera molto umana, che ci fa veramente, non so, ci fa sentire in sintonia anche con i protagonisti. Quindi è una lettura che vi consiglio. Altra scrittrice bravissima che vi consiglio ovviamente è Azar Nafisi, della quale ho letto soltanto Leggere Lolita a Teheran, ma che mi sono portata a casa subito anche questo, non appena è stato pubblicato, La Repubblica dell'Immaginazione. Anche in questo caso Azar Nafisi ci parla dell'importanza della letteratura e del suo ruolo di insegnante, che poi lei ha sempre fatto l'insegnante, e nonostante dopo aver vissuto a Teheran poi ha vissuto e vive tuttora, credo, in America. Ma in questo libro non parla tanto, sì, ci sono frammenti della sua storia personale, ma parla soprattutto, per l'appunto, dell'importanza della letteratura e del fatto che le piacerebbe poter instaurare questa repubblica dell'immaginazione, una repubblica dove non ci sono limiti, dove non ci sono censure, dove non ci sono ostacoli alla libertà dell'individuo non solo di pensare, ma anche di esprimersi e di farsi un'opinione su qualunque cosa. Ecco, questo è un argomento su cui lei ha sempre puntato tanto e per il quale ha lottato tanto. Quindi, se non avete mai letto niente di lei, ovviamente il primo libro che vi consiglio è Leggere Lolita a Teheran, che poi è quello più famoso. So che da chi ha letto questo libro, che anche questo non delude, è bellissimo, e adoro Azar Nafisi per la sua capacità anche di darci spunti di lettura, perché lei nomina moltissimi libri all'interno dei suoi libri, quindi letture meravigliose che ci spiega con dovizia di particolari, e ci fa venire voglia di leggere questi libri. È come se fosse, per l'appunto, una professoressa di quelle brave che ci fanno venire ancora più voglia di leggere quello di cui stanno parlando, di leggere la versione integrale di quello di cui stanno parlando. E quindi, quando poi leggiamo i romanzi che lei ci consiglia o dei quali lei parla, ci dà anche dei nuovi spunti di riflessione, delle nuove prospettive
da cui guardare queste stesse storie. Quindi, secondo me, è una lettura interessantissima. Non ho ancora trovato il momento giusto per leggerlo, perché anche questo è in libreria da un po', però spero che arrivi presto perché sono sicura, insomma, che lo adorerò. Poi lei scrive in una maniera molto coinvolgente. Passiamo adesso a un autore che voi sapete io amo alla follia, ovvero Ken Follett. Sto negli anni, insomma, ho cercato di recuperare tutte le pubblicazioni, queste della Oscar Mondadori in versione economica, perché in versione con copertina rigida ho soltanto la trilogia di Kingsbridge e The Century Trilogy, quindi il resto li ho tutti in questa versione qui. Oltretutto, ho anche pure doverne ricercare molti usati, perché adesso la Mondadori ha cominciato a ristampare le grandi opere, insomma, le vecchie opere di Ken Follett in un formato nuovo. Dato che però io le ho tutte con questo formato dell'Oscar Mondadori, bestseller, insomma, che molti di voi conoscono, mi piacerebbe mantenere la linea un po' per tutti. Quindi, infatti, questo l'ho comprato ad un mercatino dell'usato ed è Notte sull'acqua. Non l'ho ancora letto, mi dispiace molto perché, insomma, so che Ken Follett mi piace come scrive, mi piace ciò di cui parla, mi piace quanto si informi su tutti gli argomenti di cui parla, che siano storici, polizieschi, thriller, che parlino di scienza, che parlino di religione, di qualunque cosa lui parla, si informa moltissimo, quindi si vede, traspare, ecco, tutta questa preparazione e che io apprezzo moltissimo perché cioè, questo ci fa capire quanto sia curato un libro. Poi, oltretutto, Ken Follett scrive in una maniera anche in questo caso coinvolgente e questi, romanzi più brevi, ecco, perché poi le trilogie pubblica sempre dei volumi alti così, però questi romanzi qui veramente sembra di guardare un film. Molti di questi infatti sarebbero adattissimi per la trasformazione e trasposizione cinematografica o televisiva e infatti molto spesso è stato fatto perché lui è proprio un mago da questo punto di vista. Queste sono le classiche letture anche da ombrellone, nel senso che sono quelle letture che ci coinvolgono, ci prendono, scorrono velocemente e anche magari i rumori della spiaggia o i bambini che urlano o i giovani accanto che hanno lo stereo a tutto volume non ci distraggono da un libro che ci coinvolge così tanto. Ho adesso gli ultimi tre libri di quelli che mi erano stati regalati per Natale, lo so che siamo a giugno, ancora non li ho finiti, però me ne erano stati regalati veramente molti. Se non avete visto il video, anche quello ve lo lascio nelle schede così insomma lo ritroverete. E niente, allora gli ultimi tre libri sono questi. Il primo è La figlia modello di Karin Slaughter, credo sia, che è un thriller. Questo ancora non l'ho letto, non ho neppure riletto la trama perché conto di leggerlo a breve, ormai che non mi ricordo niente di quello di cui parla, voglio mantenermi la sorpresa. Questo una mia amica l'ha letto, ha detto che è bellissimo, è super coinvolgente, mi fido del suo consiglio perché abbiamo gusti simili, quindi nonostante sia un po', insomma, abbastanza altino, non vedo l'ora di leggerlo, anche perché comunque dentro non è che sia scritto in maniera esageratamente piccola, quindi sicuramente si legge in maniera spedita, soprattutto se è un thriller che prende, le pagine volano, ecco. Devo anche ancora leggere il primo volume delle Sette Sorelle di Lucinda Riley. Questo libro mi è rimasto sullo scaffale, voi lo sapete perché se seguite tutti i miei video, perché io ho una brutta esperienza con Lucinda Riley perché ho letto L'angelo di Merchmont Hall, che non mi è piaciuto per niente, assolutamente. L'ho trovato banale, l'ho trovato scontato, che è poi più o meno la stessa cosa, ma l'ho trovato a tratti noioso, ho trovato i personaggi odiosi, le descrizioni o comunque l'ambientazione storica, i dettagli molto approssimativi, quindi niente, non mi aveva presa più di tanto, quindi sono un po' prevenuta anche su questo libro. In moltissimi mi avete scritto di averlo adorato. È il primo di sette volumi, perché chiaramente in ogni volume si parla di una di queste sette sorelle adottate. La mia mamma l'ha letto e quindi un po', diciamo, i pregi e i difetti già me li ha un po' detti. Io sono sempre convinta che non mi piacerà. Però, che devo dire, mi voglio anche fidare del vostro consiglio, quindi una chance gliela devo dare in ogni caso, anche perché, come ho detto, molti di voi mi hanno scritto di averlo adorato. Quindi arriverà sicuramente anche il suo momento, anche perché conto, come vi ho detto, di finirli i libri che vi sto facendo vedere ora, quindi nei prossimi mesi lo leggerò di sicuro.
Infine, l'ultimo libro che ancora non ho letto, non so perché, perché mi incuriosisce tantissimo, è di The Hate U Give, Il coraggio della verità, di Angie Thomas. In questo caso si parla di razzismo, come vi ho detto, è un argomento che mi interessa, vorrei dire mi coinvolge, ma in realtà non è che mi coinvolge personalmente, più che altro emotivamente, ecco, cioè per dirvi soltanto un fatto, non so, che magari non mi interessa, però per esempio tra i miei amici di Facebook, quando faccio un po' di pulizia, io un metodo che uso per fare pulizia è, sono le persone che mettono post razzisti. Ogni volta che vedo un post razzista, quella persona la elimino, semplicemente perché la vita è troppo breve per farmi rovinare la giornata da persone ignoranti. Quindi ecco, per farvi capire che è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, non soltanto per la questione adozione, ma proprio in generale. In questo libro parla, la storia parla di una ragazza che vive in un quartiere nero in America, non ricordo in quale città, ma frequenta una scuola prestigiosa. Un giorno un suo migliore amico viene ucciso dalla polizia e lui era disarmato, quindi una vicenda abbastanza comune della quale, insomma, sentiamo spesso anche altri giornali parlare di eventi del genere. Quindi chiaramente si inizia un'indagine su quello che è successo. Allora, scusate, ma nel frattempo mi si è spenta la telecamera, quindi ho dovuto fare pausa. Comunque stavo dicendo, diciamo che lei si trova un po' nel mezzo a questa vicenda, perché da una parte ci sono delle persone che pensano che il ragazzo fosse un poco di buono, quindi uno spacciatore, un ragazzo che alla fin fine un po' se l'era meritata, se l'era andata a cercare, ecco. I poliziotti non hanno assolutamente voglia di indagare, mentre il suo quartiere ha voglia di sapere la verità su quanto è successo e soprattutto fare giustizia a un ragazzo che secondo loro è stato ucciso in maniera brutale e in maniera completamente insensata, ecco. E lei appunto si trova in mezzo, perché da una parte è l'unica a conoscere la verità, ma con quello che dirà potrà mettere in pericolo o se stessa o le persone alle quali lei vuole bene. Quindi insomma la vicenda sembra veramente interessante e spero di leggerla al più presto, anzi lo farò sicuramente, anche perché non è un libro esageratamente lungo e soprattutto la storia mi piace e quindi niente, non vedo l'ora di leggerlo. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, magari vi ho dato qualche spunto di riflessione, ma di riflessione più che altro qualche spunto di lettura, ma soprattutto vorrei sapere da voi se avete qualche opinione da condividere con me sui libri che vi ho presentato. Questo perché ovviamente mi aiuterà anche a scegliere con quali libri leggere prima e quali dopo, è ovvio. E niente ragazzi, io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!